Questo studio, che è il mio studio che condivido con altre persone, un'altra artista che è una scultrice che troverete in questa stanza, è da un annetto che condivide lo studio con me. E, tra l'altro lei fa dei corsi, io tengo anche dei corsi di scultura, di manipolazione d'argilla, è una mia ex allieva. Nella stanza con lei c'è un artista di Torino che si chiama Alessandro Caligaris, che fa il pittore, illustratore, il suo lavoro lo troverete sulla parete, ed è anche un fumettista. C'è un suo fumetto che ha pubblicato di recente, molto bello, trovate esposto sul fondo. In questa stanza invece abbiamo gli ospiti stranieri, che sono Clementine Kasberg, che è la ragazza che sta facendo una fotografia sulla soglia, che fa delle installazioni science specific e utilizza la carta da parati come materiale principale di lavoro. Fa delle installazioni molto, molto grandi anche all'aperto, se c'è la documentazione sul tavolo. Poi vedete degli esempi girando nello studio che ha realizzato ad hoc per noi. E poi ci sono anche dei lavori di sempre attraverso l'utilizzo di carta da parati e carte particolari di decoupage che fa sulle fotografie. C'è poi Arnold De Giovanni, che invece lavora sul design e sulla scultura a cavallo, un po' scavalco tra le due, e ha il lavoro dietro le spalle, dietro le vostre spalle, e sia un lavoro di tipo materico, quindi sono delle installazioni, delle sculture, e anche un lavoro grafico che diciamo dà una sorta di guida, che può essere una guida all'utilizzo di alcuni oggetti che lui ha pensato e disegnato. Tutto questo lavoro è un lavoro che si basa sull'erotismo, quindi poi sarà lui a spiegarvelo meglio, perché qui chiedete anche a Clementine eventuali chiarimenti sul lavoro. Parla molto bene italiano, fa finta di no, ma... E invece il tuo lavoro? Il mio lavoro invece è qua, su questa parete. Sono principalmente due tipi di lavoro, e sto facendo da tanti anni, ormai dal 2003 al 2004, questo lavoro con le teste, un po', con cui faccio un po' di tutto, sono comunque agglomerate, un po' strutturate. Adesso, nell'ultimo anno, negli ultimi due anni, sto facendo questi percorsi, queste linee di confine, queste io le chiamo borderline, per giocare sul discorso testa, quindi patologia, non patologia. Questo invece è un lavoro ultimo di quest'anno, che è un lavoro che ho presentato insieme ad altri nella mostra di cui c'è andato il catalogo, perché siamo finiti. La mostra è stata inaugurata la settimana scorsa, per cui se voi voleste andare a visitarla, questo è l'invito. Non è comodissimo arrivarlo, però è un posto fantastico, una villa che si chiama Casa Tovesca, è molto bella. Franco, grazie, bravo. E quindi principalmente questo è il tipo di lavoro che faccio, queste teste, lavoro con più materiali. Il materiale principale è l'argilla, è la terra tendenzialmente non finita, per cui mi piace molto il materiale grezzo, bianco, mi piace molto lavorare su bianco. E poi altri materiali che ho utilizzato di recente sono la resina. Utilizzo le resine colorate, ci sono dei lavori sul catalogo, per esempio quello che avete in mano sono dei lavori di resina trasparente su fotografia e microscopio elettronico di pezzi di esperimenti condotti all'NIH di Washington, perché è un mio amico biologo, che è un mio ex compagno di università, sono biologo di formazione, con lui abbiamo fatto questo progetto di scambio, lui mi forniva delle immagini suggestive che mi piacevano, e io le ho utilizzate per fare delle installazioni con delle resine trasparenti. E poi altri materiali, ho usato un po' il bronzo per fare degli esperimenti, però ripetibili perché è costosissimo, quindi sono tornato alla terra bianca. Che cuoci o cotta naturalmente? Cotta naturalmente o lasciata cruda? No, la terra è cotta. La terra è cotta, è un forno rotto adesso da un mese là, sono riuscito a fare la mostra lo stesso, è stata una roba miracolosa. Questa è terra cruda, per esempio. Queste sono ancora da cuocere, c'è un po' di differenza, non tantissima, è leggermente più grigina, però non più di tanto. Questa è porcellana, quindi è un po' diversa. E poi queste sono tutte cotte, perché altrimenti diventano troppo fragili. Molto più fragili. E questi sono dei calchi che fai? Questi sono questo è un altro lavoro che sto facendo di recente, da un paio d'anni, un anno e mezzo, ed è un lavoro di raccolta di immagini con immagini uniche, sono delle pressioni che io vado a fare sulle superfici
questo è un lavoro sulla città, su, sul mio studio, su dove vivo lì qui attorno, inizialmente. L'ho messo in particolare perché a Marsiglia, dove siamo stati ospitati nello studio di Clementine Casberg, avevo esposto questo, quindi mi piaceva che ci fosse questa liaison con gli ospiti francesi. E bon, poi lavoro anche sulle cortecce, però come dicevo prima è più difficile. Mi ho presentato un lavoro in una collettiva, mi hanno subito detto che Penone aveva già fatto tutto con gli alberi, quindi ho detto no, vabbè, le cortecce mettiamo un attimo via. Per cui no, mi piace la corteccia, è una cosa, me ne faccio vedere solo due. Per esempio questa qui è una palma. Poi vabbè, ve ne posso fare vedere solo due o tre. Per farvi vedere la differenza su un singolo albero, cioè ci sono delle cose importanti. Ora sì, la stessa. Perché ci sono praticamente delle possibilità infinite di scoprire trame, suggestioni. Ci sono per esempio una cosa che ho cercato e mi è piaciuta tantissimo, poi basta, se no monopolizzo la situazione, non voglio. No, i libri nulla, non li troverò mai, lo so. Questa è un'altra trama. Che bello! Boh, non lo trovo, non li tocco, scusate. Ah sì, eccoli qua. Questi sono bellissimo. Queste sono le betulle. Già, è vero. Sono proprio degli occhi sulle superfici. Sì. Quindi... E io mi diverto, vado in giro e la cosa divertente di questo lavoro è che non penso niente. Quindi non esiste troppo... È proprio uno scatto. Per cui mi metto lì, per strada. Quando vado per strada diciamo che vengo anche preso per pazzo spesso. L'ultima volta ero qui in San Salvario e c'era un signore che mi ha chiesto, quelli che guardano un po' sempre le cose, che sono attenti a tutto. Scusi, ma lei sa che stanno rubando tutti i tombini in San Salvario? Ho detto, come? No, io veramente sto solo prendendo la fotografia del tombino, la sua, magari la sua anima, però no, il tombino non lo tocco. Ho detto, no, non c'entro io. Alors ceci, c'est un projet en cours de sculpture en sel. Les sculptures sont en sel, donc si vous voulez même ouvrir les bocaux et regarder les morceaux, donc c'est vraiment des boulages pris sur du corps humain et avec des tirages en sel. Sono delle sculture in sale che sono state fatte direttamente sul corpo umano con dei calchi. E si possono aprire e guardare da vicino le sculture attraverso le. Comment ça s'appelle la sel? Le sel, parce que c'est un moyen de conservation pour les aliments, pour la viande aussi. Et c'est aussi des sculptures alléchées. Un peu, c'est aussi inspiré aussi des blocs de sel que l'on met pour les animaux, pour quand ils ont des carences alimentaires. On leur met des blocs de sel alléchés sur lesquels on voit la langue des animaux là-dessus. Donc c'est aussi un mélange un peu de toutes ces inspirations-là. Et ce projet en cours, j'aimerais le faire avec beaucoup plus d'ampleur et beaucoup plus de morceaux de corps et voilà, que ça prenne beaucoup plus une collection de sel que l'on puisse utiliser soit à lécher, soit à conserver des morceaux de corps. Avete capito? Devo tradurre? Sì, due parole. Devo tradurre, ok. E allora sono... Questi lavori si ispirano cioè il materiale sale, perché è il materiale che serve per conservare gli alimenti, e gli alimenti e la carne, quindi c'è questo legame, credo, tra i pezzi del corpo che rappresentano e appunto il materiale di cui sono costituiti. E sono materiali, sono comunque fatti di sale, perché si ispirano anche a questi blocchi di sale che vengono usati dai pastori, dagli allevatori, quando gli animali sono in carenza di sale. Per esempio le capre e le pecore hanno bisogno di incrementare l'apporto di sale in certe stagioni, e loro leccano proprio parti di questi blocchi di sale, e queste sculture sono un po' delle sculture da leccare, cioè per gustare questo sapore che è comunque salato e ha un significato particolare. Lui sta lavorando su questo progetto, vorrebbe ampliarlo con un numero maggiore di parti calcate, e quindi fare un lavoro un pochino più ampio su questa cosa. Ça fait 5 euros. Tu m'envoies la note. Et ces projets ici,
C'est des projets qui sont plutôt entre des objets qui sont plutôt entre l'art et le design. Ils se positionnent un peu entre les deux disciplines. Et tous ces projets, ce sont des curiosas. Et les curiosas, ce sont des objets érotiques que l'on souhaitait des livres, des objets, enfin, des objets érotiques dans une collection. Et ici, il y a les explications un peu dans l'ensemble de tous les projets que j'ai réalisés, qui sont un dessin ici. Allora, praticamente questo è un lavoro che si ispira a un libro, ma il libro è qua, che rappelle moi le nome del libro, C'est des curiosa. Les objets, ça s'appelle des curiosa. Ah, ok. Gli oggetti si chiamano curiosa. Quand tu as un cabinet de curiosité, ah, ok. Tous les objets érotiques ou livres érotiques s'appellent des curiosa. Ah, ok. Tu appelles un cabinet de curiosité, tu vois, quand tu as les... Comme la machine de... comme la Wunderkammer. Non, quand tu as des crânes d'hydrocéphale, des bêtes étranges dans du formol, tu vois, un cabinet de curiosité. Ok, comme si fosse una camera di curiosità, di magia, di cose... Esatto, come se fosse quello. Esatto, e si chiama... Curiosa. E sono oggetti che ovviamente sono... degli oggetti di ispirazione basati sull'erotismo e quelle descrizioni, quelli baci che ci sono a muro descrivono quello che sono i suoi progetti realizzati finora in questo tempo e in questo periodo. Donc ce projet ici ce sont des instruments inspirés de la culture des huîtres perlières pour faire des perles aussi et aussi inspirés des instruments chirurgicaux de chirurgie. Ok, allora sono questi strumenti sono ispirati sia dall'allevamento delle ostriche, questi sono gli strumenti che si utilizzano per l'allevamento delle ostriche, sia da strumenti di derivazione chirurgica, quindi medico-chirurgica. Mais leur utilisation, c'est pour être utilisé sur un sexe féminin, de manière, c'est des instruments de plaisir, un peu des sextoys à utiliser à deux mains, et pour des opérations très délicates de plaisir et de pour chatouiller, titiller, souffler. Ok, sono degli strumenti che sono stati ideati e studiati per essere utilizzati su un organo, sul corpo femminile e sugli organi genitali femminili. E sono degli strumenti di tipo ovviamente erotico, sessuale, possono essere utilizzati per solleticare, per soffiare, per titillare. Certe parti del corpo femminile. E il progetto che è ici, c'est aussi un projet de sextoy, mais tous ces projets ont un double langage et pas qu'une vocation. Sexuelle, mais une vocation érotique. Et ce projet-là est basé sur mon profil mis en révolution, en fait. Alors, tous ces projets sont quand même basés sur le gioco sexuel et sur l'ambiguïté avec l'érotisme, sur la doppia faccia érotisme-sexualité. Et en particulier, les ultimes sur la destra, qui sont les oggetti que vous avez en ceramica, ont la particularité d'avoir il suo profilo. Che viene ripetuto a 360 gradi su questo oggetto tridimensionale. Ce projet est inspiré de formes de fétichisme pour les parties du corps, et en l'occurrence le visage. Donc on peut imaginer faire la forme du visage de son partenaire, d'une personne rêvée, d'une personne fantasmée, et prendre du plaisir avec le visage de la personne fantasmée. Questi sono oggetti sessuali, giochi sessuali che quindi possono essere utilizzati in varie parti del corpo e la cosa particolare di questa cosa, di questi oggetti, è che praticamente il fatto di avere questo profilo è dato dalla possibilità di personalizzare questo oggetto con il profilo della persona che si sogna, della persona che si ama, della persona che si desidera che faccia parte di questo gioco erotico. Sa femme, son mari. Ouais. Oh, n'importe quoi. N'importe qui. Fantastico. Invece questi. Lei è la. Lei invece è Clementine Carlsberg di Marsiglia, sempre. E adesso vi racconta il suo lavoro. Sì. Ah, in italiano, vero? No. Ah. Posso provare? Sì, è bravissima. Lavoro con la
devait faire l'exposition. Donc, probablement, avoir une réflexion. Una riflessione. Una riflessione che fa che il luogo mi dica che cosa fare in luogo. Dunque, l'installazione nel spazio urbano, mm-hmm. o nelle gallerie, o nella casa. Qui ho fatto un'installazione con la carta da parati e cartone. E c'è una sorella nell'altra sala. E ho fatto in parallelo questi collage, che è un altro lavoro più piccolo e non in tre dimensioni. Tu fais ça ici? Non, ça je le fais depuis 5 ans. Ah, non, parce que tu avais dit que c'est quand l'inspiration de l'humour. Oui, non. Ça. Non. C'est les installations qui m'inspirent le lieu, mais en parallèle des installations, je travaille les collages. Ouais. Si vous voulez regarder dans le book, le book, c'est Altri Lavori. Ok. Con Nuovi. Ok. Vediamo l'altra installazione. Sì. Okay. L'altro di là? Ok. Che lavoro, che grosso che fai. Ah, Alessandro Caligari è un pittore e illustratore che espone qua su questa parete. E queste immagini sono immagini che sono praticamente derivano da delle classifiche di siti, di immagini maggiormente cliccate su internet, quindi facendo delle ricerche per classifica vengono fuori molte di queste immagini. Adesso io non mi intendo molto, però ci sono ovviamente molte immagini sull'erotismo, sulla pornografia, c'è la Costa Concordia per esempio, che sicuramente nel periodo in cui probabilmente lui lavorava su questo è stata iper detonata. E poi queste cose vengono, lui le disegna praticamente. Esatto, lui recupera le immagini e ridisegna su queste carte che sono incorniciate, prestampate, sono delle carte che si trovano al supermercato, è molto cheap, sì. Utilizzate in questo modo hanno un effetto un po' particolare. Sì, devo andare. Sì, sì. Dietro c'è Paola Caguti che invece fa delle sculture di ceramica e lei è qui in studio con me, è una mia allieva, ex allieva, diciamo, che lei lavora sulla figura, sul modellato ceramico e con queste figure molto ironiche. Bellissimo. Devi filmarci la bandierina, aspetta un secondo, aspetta. Vai. Poi dobbiamo scappare, che ho reclutato una francese che ha bisogno della bici, quindi dobbiamo andare a recuperare. No, ma tu ci sei?